Ai microfoni di Fanpage, qui dal Festival del Lavoro di Palermo, il segretario generale del Ministero del Lavoro, il dottor Paolo Pennesi. Benvenuto. Grazie. Dottore, colgo l'occasione della sua presenza qui per parlare dei decreti del Job Act e più specificamente del decreto relativo ai contratti di lavoro. Il decreto ha praticamente abrogato la possibilità di stipulare contratti a progetto. Le aziende e i lavoratori a questo punto si chiedono quale sia il futuro. Cioè, i contratti a progetto non si possono più fare, ma si possono fare le collaborazioni coordinate e continuative. A questo punto io le chiedo cosa cambia. A questo punto si fanno collaborazioni senza il progetto, cioè torniamo indietro? Assolutamente sì, indietro. Diciamo così, la fonte regolatoria è sempre stata la fonte rappresentata dal 2222 Codice Civile, quindi lavoro autonomo reso in forma coordinata. Il progetto era un requisito normativo che esplicitava meglio in una finalità che si auspicava essere antielusiva, un'attività, diciamo così, al risultato e non solo a fornitura di prestazioni lavorative. Devo dire che questa, diciamo così, idea del lavoro a progetto poi non ha dato grandi risultati perché, detto molto brutalmente, il mondo delle collaborazioni di questo tipo erano circa 600.000-700.000 l'anno e quelle sono ancora rimaste da un punto di vista quantitativo immutate e queste 600.000-700.000 purtroppo non erano lavori, come dire, di alto livello professionale, ma sempre i soliti camerieri, baristi, consegnatori a domicilio e quant'altro. Il bacino probabilmente era rimasto sempre lo stesso. Oggi c'è la collaborazione coordinata e continuativa che però è dal 2000 gennaio 2016 assistita da una forte, diciamo così, previsione normativa per cui però se c'è eterorganizzazione piena in relazione all'attività personalmente svolta dal collaboratore con un vincolo in qualche modo di orario e di luogo di lavoro, e beh, quello in realtà si considera subordinato. Tra l'altro affrontando questa disposizione il legislatore non si preoccupa più nemmeno tanto di ricondurla all'ambito della subordinazione in sé, cioè non è necessario, anche se fai una collaborazione, ma si svolge in questo modo, si applicano gli effetti del lavoro subordinato, quindi retribuzione contrattuale e iscrizione alla gestione dei lavoratori dipendenti. Quindi sostanzialmente, se non voglio parlare di operazioni di riqualificazione, gli effetti sono comunque assolutamente gli stessi. Quindi è una previsione molto forte e molto dura che ci si augura possa in qualche modo contrastare in modo un pochino più efficace quello che fino ad oggi è avvenuto in questo mondo. E direi a questo punto ci sono alcune aziende che hanno dei lavoratori con collaborazioni che hanno qualche parametro della subordinazione, voglio dire. Cosa consigliamo, soprattutto dal 1º gennaio 2016? Il governo sembra tendere a voler far scegliere il contratto a tempo indeterminato alle aziende, però c'è Allora, molto resistenza. sicuramente questo c'è questo fattore, c'è anche l'incentivazione rappresentata se uno la esercita appunto entro il 31 di dicembre del 2015, il vantaggio, diciamo, delle cosiddette tutele crescenti. Peraltro la norma è anche una norma che guarda in avanti cercando di anche potenzialmente far tirare fuori qualche scheletro nell'armadio da chi questo scheletro nell'armadio ce l'ha. E cioè, se qualcuno ha il dubbio che le collaborazioni che ha posto in essere fino ad oggi sono collaborazioni, come dire, sul filo, e anzi non proprio sul filo, ma che forse hanno sconfinato verso il lavoro subordinato, c'è anche un'ipotesi, diciamo così, di regolarizzazione sanatoria che è contenuta e che ha delle buone opportunità, perché sostanzialmente con una conciliazione per i profili economici e con un versamento contributivo riesce a, come dire, a mettere a posto una situazione che, se non mette a posto, potrebbe essere potenzialmente molto più costosa se intervengono o contenziosi con il lavoratore o addirittura controlli ispettivi. Quindi la scelta è o trasformare i rapporti nel 2015 utilizzando anche, beneficiando dell'esonero contributivo della legge di stabilità, oppure effettuare questa, diciamo, conversione nel 2016 con agevolata anche in quel caso. Sì, però voglio dire, quello per sanare il passato, oppure fare delle autentiche collaborazioni coordinate e continuative. E autentiche collaborazioni coordinate e continuative non debbono necessariamente far riferimento
necessariamente al luogo dove vanno svolte, ai tempi in cui vanno svolti e al fatto che l'organizzazione dell'attività te la do io che sono il committente in modo pieno ed esclusivo, perché questo evidentemente significa parlare di qualcosa che è assolutamente identico a quello che è la prestazione dello subordinato. Uno dei decreti introduce anche in materia di attività ispettive l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Cosa cambierà in questo senso? Ma direi che questa è una modifica di struttura che cerca di mettere a punto la frastagliata situazione oggi del mondo del controllo sulle condizioni lavoristico-previdenziali. Sono tanti soggetti, ci sta il Ministero del Lavoro, c'è l'INPS, c'è l'INAIL, c'è la Guardia di Finanza, ci sono i carabinieri, ci sono i vigili urbani che controllano certi aspetti, ci sono gli ispettori degli EAS e di Spresan, insomma, almeno per il polo Ministero del Lavoro, INPS e INAIL si cerca di fare un discorso unitario, che poi è anche quello quantitativamente più significativo, parliamo di circa 5.000 uomini, oggi oltre 5.000 uomini per la verità, ricondurlo. Il numero degli uomini verrà potenziato, questo sono altri argomenti. Intanto mettiamo insieme quelli che ci stanno e cerchiamo di farlo lavorare al meglio sfruttando, come si dice, le sinergie che si possono creare da questa cosa. Tra l'altro unificarne la regia e unificarne le modalità operative già significherebbe qualcosa in termini di parità di trattamento delle aziende ispezionate, oggi i regimi sono molto diversi. Tra l'altro, lo accennavo anche prima nel dibattito più ampio, non dimentichiamoci che qui c'è tutto un altro mondo, è quello dei controlli sulla salute e sicurezza, oggi concentrati nelle ASL. La riforma costituzionale sta immaginando di riportare questa competenza allo Stato e non lasciarla più alle regioni. Ci sono altri 2.000 potenziali ispettori che fanno vigilanza in materia di salute e sicurezza delle ASL che potrebbero confluire in questa agenzia dove venga definito questo quadro costituzionale con le prossimi mesi. C'è anche un'altra novità riguardo le sanzioni in caso di lavoro nero e lavoro irregolare, c'è stato un cambiamento, ci sono una sorta di sanzioni a scaglioni praticamente, cosa cambia praticamente? A scaglioni si semplifica il meccanismo di conteggio delle giornate in nero, perché sappiamo bene che proprio trattandosi di lavoro nero è un po' complicato fare dei conti esatti sulle giornate. Questo meccanismo a scaglioni, diciamo così, semplifica e razionalizza un pochino l'attività di ispettiva, ma è anche un vantaggio per l'azienda, perché col meccanismo a scaglioni potrebbe diminuire la sanzione, almeno la parte variabile. L'altra cosa che secondo me è più importante al di là di questo meccanismo di semplificazione di calcolo è il fatto che se il lavoratore viene in qualche modo stabilizzato per almeno 3 mesi c'è una significativa riduzione della sanzione. Questo perché? Perché abbiamo verificato che insomma il lavoratore trovato in nero e viene regolarizzato per quel giorno, quei giorni che ha lavorato in nero, si pagano le sanzioni, si paga la contribuzione arretrata, ma il giorno dopo il rischio è che quel lavoratore venga licenziato di nuovo. Anzi, venga licenziato a quel punto, che non era mai stato assunto, non poteva esserlo licenziato. Ecco, qui il mantenimento in quei casi, in quelle ipotesi in cui è possibile in reazione all'attività produttiva che si sta svolgendo, consente un beneficio significativo. Parliamo adesso dei rapporti tra il Ministero e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro. C'è stato questo protocollo importante relativo alla SECO, che sarebbe l'asseverazione dei rapporti di lavoro. È uno strumento che può essere utile per far emergere le imprese virtuose, quindi le imprese in regola piena, diciamo. Sì, noi ce lo auguriamo. Per il Ministero è fondamentalmente un ausilio nel controllo, nel senso che siccome il controllo non può che essere a campione, ci aiuta a selezionare meglio il campione. Cioè, è chiaro, andare nei confronti di un'impresa a cercare di capire se versa concorrentezza dei contributi, paga i premi NAIL ed è almeno con gli adempimenti formali a posto, non merita l'azione ispettiva, ce lo possono dire i professionisti che l'assistono, sotto la loro personale responsabilità, lo sottolineo perché questa è una delle condizioni che fa funzionare un po' tutta l'ASECO. Secondo noi è molto utile e ci consente di tracciare come a scuola la lista dei buoni e dei cattivi, ma buoni e dei cattivi con una valutazione tecnica, che è la valutazione che può fare il professionista che assiste l'azienda e che non può non sapere certe notizie. Alcune notizie le sa solo l'imprenditore, che molte volte non le comunica nemmeno al consulente, ma quelle che il consulente non può non sapere in ordine alla regolarità del contratto collettivo scelto, in ordine alla correntezza contributiva, se ce le autocertifica lui ci fa un bel servizio e noi ci concentriamo su quelle che non hanno nemmeno l'autocertificazione o la certificazione del consulente.
Dottore, io la ringrazio molto per questo suo intervento. Grazie a voi.